Buonasera, buonasera a voi tutti qui su Liberi TV. Stiamo oggi in collegamento con Esmail Moaddes, se non erro, dall'Aquila. Esmail è il nostro amico che ci aggiorna. Dunque, ricordiamolo, è rappresentante degli studenti iraniani in Italia, se non sbaglio, i laureati iraniani in Italia, se ho detto bene. Perfetto. Perfetto, grazie Esmail di essere qui con noi. E Esmail è una finestra sulla situazione in Iran. Sul regime in Iran e sulla forza di questo regime che opprime la popolazione e che ovviamente in questo periodo, in questi giorni, è a ribalta in qualche modo delle cronache internazionali per questo accordo sul nucleare, così chiamato, che è stato in qualche modo stipulato dai famosi paesi 5 più 1 che sarebbero Stati Uniti, Russia, Cina, Gran Bretagna, Francia e Germania, appunto con Teheran, per cercare, perché poi di questo mi pare di aver capito che si tratti, di rallentare il completarsi del procedimento di fabbricazione del nucleare militare in Iran. Peraltro mi pare di aver capito, adesso ovviamente Ismail ci dirà meglio, ci spiegherà, che è stata, diciamo, data la notizia del raggiungimento di un accordo, però un po' più di una cosa ufficiosa, però non della stipula, quindi probabilmente io mi pare di aver capito che non ci sta ancora un documento che è stato sottoscritto, e mi pare di aver capito anche che, leggendo un po' qui e un po' lì, che qualcuno non sia stato molto contento che sia stata diffusa la notizia del raggiungimento di questo accordo prima appunto della firma formale, perché questa cosa un po' nei regimi interni, se non sbaglio, di Zarif avrebbe creato un po' di malcontento. Ma io ovviamente do subito la parola a Ismail per darci ovviamente la sua versione dei fatti e soprattutto per ricordare che su questo ovviamente scriverà un articolo che ben presto verrà pubblicato e ovviamente invito tutti a leggere. A te, Ismail. Buonasera, buonasera Gianni, a te e a chi ci ascolta. Dunque, un po' di notizie hai dato te. Io semplicemente vorrei precisare che intanto non si tratta di nessun accordo nel senso che non è stato firmato nulla. D'altra parte, come ho scritto proprio in questi giorni sull'articolo che tu hai accennato, in realtà ci sono varie letture di questo, diciamo, chiamiamolo comunicato di Lausanne. Gli americani danno una lettura per appunto sedare le proteste americane nel congresso, nel senato, che non si fidano ovviamente del regime iraniano e a mio avviso hanno ragione. Poi c'è anche la versione iraniana che è veramente molto molto ridicolo. Del resto chi conosce le tradizioni delle dichiarazioni, dei comunicati stipulati diciamo all'estero, tradizione in iraniano sempre davvero allucinante, e quindi cercano con la loro abilità dei mullah, cercano insomma di soddisfare mille voci delle bande di un regime in difficoltà. Poi io ho visto per esempio quella lettura francese che insomma tutto sommato cerca di dare una lettura più reale, più insomma a quello che è stato. Dunque, di che si tratta? Che accordo è? Intanto sappiamo che questa lunga maratona dei negoziati parte all'indomani del novembre del 2013, quindi siamo quasi a 16 mesi, che praticamente tira molla tra una parte e dell'altra. E soprattutto l'Iran cercava, appunto fomentava, diciamo, questa idea che il regime iraniano è 5 più 1
dovrebbero uscire, diciamo, tutte e due vincitori da eventuale accordo. Ma quando andiamo a vedere, diciamo, i punti del comunicato, quello che insomma in qualche modo si è trapelato dalle voci ufficiose, vediamo che sicuramente il regime iraniano è sicuramente ha perso in questo accordo. Perché? Perché insomma da 19.000 centrifughe che aveva è arrivato ad avere intorno a 6.000 di prima R1 di prima generazione. Per dare una idea, è una centrifuga degli anni 70 che il scienziato pakistano in qualche modo aveva preso dall'Olanda, poi ha sviluppato in Pakistan, eccetera, eccetera. Come insomma, se si trattasse, diciamo, che posso dire, una Fiat 128 degli anni 50, di questo si tratta. Poi, insomma, devono chiudere i siti dell'Arak, devono chiudere quello, oppure trasmutare questi siti in un centro di ricerche, eccetera, eccetera. Ma soprattutto quello che per il regime iraniano è veramente molto grave, devono aprire le porte di tutti i siti, delle miniere, eccetera, eccetera, alle ispettori internazionali. Per un regime chiuso questa cosa a mio avviso è molto molto grave da digerire. D'altra parte, guardando diciamo dal punto di vista occidentale, soprattutto dal punto di vista americano, presidente Obama, lui insomma nonostante tutto non ha eliminato del tutto la possibilità di produrre armi nucleari a regime. Sappiamo che Obama era partito a smantellare tutto il progetto, è arrivato diciamo a condizionare, a ritardare. Quindi, come vediamo, tutte e due che dovevano uscire vincitori, a mio avviso escono con una sconfitta tutte e due parti, ma se da una parte sono molto contento che comunque i progetti nucleari del regime iraniano viene ritardato, d'altra parte come iraniano davvero è doloroso scoprire che in questi anni il regime ha speso più di 300 miliardi per questi folli progetti che insomma servono soltanto a fomentare la guerra e la zizzania nella regione. Però Ismail, volevo che tu ci dicessi anche insomma qual è quella che potremmo chiamare la contropartita che l'Occidente dà diciamo all'Iran. C'è un qualcosa di materiale che in qualche modo l'Iran ha conquistato, di cui torna in possesso? Ma diciamo che per adesso sono le parole. Intanto Khamenei, leader maximum di regime, aveva detto che non esiste un accordo in più fasi. Già questo è stato smentito. Quindi quando, se a giugno firmeranno, qualora gli ispettori dell'agenzia vanno a ispezionare diciamo i siti del regime, quando hanno appurato che l'Iran sta rispettando gli accordi, cominceranno diciamo a sospendere, ecco, per esempio una delle parole chiave tra quello vero, quello, mentre per esempio Obama dice sospendere, gli iraniani dicono revocare. Se non capisco male l'italiano, sono due parole completamente diverse. Quindi diciamo che sanzioni internazionali.
Esatto, sospenderanno una parte, diciamo, delle sanzioni. Però ecco, io come un oppositore a questo regime devo dire che praticamente si tratta di mandare un po' di denaro fresco nelle mani di questo regime. Però questo qui non risolve il problema del paese, della popolazione, del regime. Soltanto serve, diciamo, a spendere più, a sostenere la loro presenza in Iraq, in Siria, in Libano. Adesso l'ultima, diciamo, faccenda dello Yemen è sotto gli occhi di tutti. Per cui io credo che, insomma, se tutto questo fomentare la crisi in Medio Oriente è tutto sommato sostenuto o tollerato, diciamo, dai paesi occidentali, in particolare dagli Stati Uniti d'America, i paesi della regione, per loro, insomma, la situazione è ben diversa. Per loro è la questione di morte e di vita. Tant'è vero che questi 10 paesi del Golfo, insieme al Pakistan, si sono coalizzati appunto per impedire l'intervento, perché insomma i Houthi sono un gruppo sciiti che più volte anche da questo microfono abbiamo parlato, che evidentemente in Medio Oriente problema non è religioso. È chiaro, io me ne rendo conto che dico solo io, però insomma tempo è galantuomo, darà ragione che è così. E quindi l'Iran di fatto ha in mano l'Iraq e Siria. Insomma, andare allo Yemen è sembrato veramente intollerabile, e soprattutto per l'Arabia Saudita. Senti, abbiamo parlato appunto di queste sanzioni, che quindi tu dici, insomma, in qualche modo sarebbe un vantaggio per questo regime, che in qualche modo poi reinvestirebbe questi soldi nelle attività in cui fino adesso, quindi fomentando guerre, vendendo armi, addestramenti e così via. Però ti volevo chiedere, ma che ripercussione da un punto di vista mediatico c'è stata? Cioè, la popolazione, i cittadini iraniani, cosa sanno di questo accordo? Cosa gli è stato detto che otterranno, che riusciranno ad avere come miglioramento? Ma io credo che non ci sono molte persone in Iran, dopo 36 anni che subiscono questo regime, possano ancora dare, diciamo, credito al regime. Questo è abbastanza evidente. D'altra parte, ammettiamo che, insomma, la sanzione viene tolto del tutto. L'Iran potrebbe guadagnare non più di 25 miliardi di dollari come proventi del petrolio all'anno, ok? Ma gli anni di Ahmadinejad l'Iran guadagnava più di 100 miliardi. Guardate che è proprio in quegli anni la massa iraniana ancora di più è entrata in una povertà assoluta. Gli iraniani, 80% degli iraniani vive alla soglia della povertà. In Iran ci sono 30% della popolazione che vive nella situazione di povertà nera. Quindi in questa situazione davvero io ovviamente parlo con moltissimi iraniani che vivono in Iran, nessuno dà un minimo credito al regime riguardo diciamo progetti nucleari. La domanda fondamentale che un iraniano si fa: ma a che cosa serve? Perché buttare tutto questo fiume o oceano di soldi a un progetto che tutti sanno che non serve a nulla? Per cui, dopodiché, io capisco tu che cosa stai chiedendo, che cosa dici, perché anche io ho visto in televisione, hanno fatto vedere che un pugno di ragazzi che accoglievano Zarif, che tornava
in Iran. Zarif è un prodotto del lobbying cresciuto negli Stati Uniti d'America, quindi conosce molto bene come funzionano, diciamo, i meccanismi dei mass media. Quindi queste cose lasciano tempo che trovano, quindi io vi sfido a trovare un iraniano che ragionevolmente dirà che cosa hanno ottenuto. Per esempio posso dire un oppositore importante dell'Iran, primo rettore dell'Università di Teheran, dottor Maliki, che insomma ha sgridato il regime, ma insomma non vi vergognate di questa, parlate di una vittoria, di un accordo, eccetera, eccetera. Oppure posso parlare di un gruppo dei prigionieri politici al carcere di Karaj, che hanno, diciamo, ripudiato questa messa in scena ridicola, che io capisco perfettamente che in Occidente ha una sua logica, tant'è vero che noi anche in Italia abbiamo visto che tutti i giornali, tutti i grandi giornali hanno festeggiato, diciamo, questa vittoria del regime iraniano, eccetera, eccetera. Ma per quanto riguarda all'interno dell'Iran, i problemi che la gente sente sulla pelle è tutt'altro. Sì, io, diciamo, da consumatore un po' della televisione, vedendo queste trasmissioni a cui tu accenni, appunto io infatti mi riferivo, la cosa che più a me ha colpito è vedere le immagini di queste persone che davano l'idea di un contesto e di un... diciamo di un ambiente, di un contesto molto per certi versi anche occidentalizzato, molto in qualche modo anche, non dico progredito perché occidentalizzato, ma insomma comunque moderno, e contrariamente alle quelle che potrebbero essere manifestazioni, diciamo, di regime che si vedono in questo periodo nei paesi islamici, in cui non c'è un contesto occidentalizzato, si vede insomma in luoghi dove c'è la Sharia e così via. Però noi diciamo appunto da tempo che le operazioni di regime sono forti. Peraltro volevo dare un piccolo dato storico, che cercando insomma ho notato che la questione del nucleare dell'Iran è una cosa che va avanti almeno da quando c'era lo Shah Reza Pahlavi, i pericoli del nucleare iraniano, insomma la trasparenza sulle risorse, insomma è una cosa che va avanti da quando c'era la guerra fredda. Più che altro adesso volevo chiederti un'altra cosa, volevo chiederti come commenteresti il fatto che abbiamo avuto tra le parti che praticamente erano sedute a un tavolo, presumo anche appunto materialmente intorno a un tavolo, tutti questi paesi, quindi Cina, Gran Bretagna, Francia, gli Stati Uniti, la Germania, non c'era ovviamente l'Italia, ma non c'era nessuno che rappresentasse l'Europa. Ma diciamo gli ultimi giorni di Lausanne tutti dicevano che praticamente era John Kerry che sosteneva la parte di regime iraniano. Questo tutto a vantaggio di grandissimo presidente americano Obama, che vedrete che passerà la storia davvero in tutti i sensi come peggior presidente. L'Europa, abbiamo detto più volte, non conta perché per un semplice motivo, che esiste così un'Unione Europea, ma non esiste, diciamo, una politica estera, politica economica. Vediamo anche insomma la situazione dell'euro, eccetera, eccetera. Poi insomma alla fine hanno chiamato la signora Mogherini per farla leggere quella cosa, che evidentemente mette in evidenza la carenza di una visione unica dell'Europa. Quindi questo evidentemente è così, ma non è una novità. Sì, poi peraltro anche su Obama ci sono un sacco di, diciamo, c'è una scuola di pensiero ormai che lo accredita come il peggior presidente
Io penso che sia un periodo di evoluzione della posizione degli Stati Uniti nel mondo, per cui da una parte in questo momento di passaggio in cui forse gli Stati Uniti non sono più così disponibili come una volta di assumersi il peso di dettare un po' legge nel mondo, pensando, facendo, disponendo. E quindi da certe cose magari si vorrebbero ritrarre, però poi dopo c'è una parte di mondo che dice: beh, però tu devi pensare perché sei più forte e devi fare anche bene, però sono cambiati anche certi parametri, ci sono anche delle spese che sono diventate obiettivamente insormontabili, e comunque il popolo, in qualche modo, che lo ha eletto, da un punto di vista economico, se non erro, sta insomma progredendo, uscendo da questa crisi mondiale. Quindi da quel punto di vista mi sembra, almeno se i numeri non sono falsi, dovrebbe essere, diciamo, gradito. Però effettivamente c'è una corrente abbastanza cospicua, soprattutto sulla pesante, anzi robusta, sulla politica internazionale, che accredita Obama come uno dei peggiori. Io mi chiedo, anzi ti chiedo su questo, secondo te se fosse intervenuto quando si diceva che appunto era il momento, per buttare giù il regime siriano di Assad, secondo te oggi, così nel futuro, anzi, facendo, non si può fare la storia con i se, ma insomma, come sarebbe andata la storia? Come dicevo prima di iniziare, diciamo, questo colloquio, Gianni, il problema del Medio Oriente è complesso e complicato, ma non più di tanto. Secondo me, leggevo, mi dispiace dover citarmi, leggevo un mio articolo del 2007 su Articolo 21, sul sito dell'Articolo 21. Proprio il titolo è così: il problema dell'Iran ha una soluzione? E davo un'occhiata veloce, l'articolo chiude così: che la soluzione del Medio Oriente e dell'Iran non è la guerra esterna, no? La situazione in Siria, guarda che sono morti almeno 250.000 persone. Ci sono almeno 10-12 milioni di persone che sono profughi fuori dalla casa. Ma tutto questo ha un peso sulla nostra coscienza, sì o no? Quindi è chiaro che se tu intervenivi militarmente in Siria ci sono mille problemi, mille dubbi, eccetera, eccetera. Ma non bisognava far arrivare a questa situazione. Semplicemente bisogna fare un ragionamento molto complessivo. E soprattutto in questo articolo, sempre del 2007, la domanda che pongo è questo: è possibile avere un Medio Oriente pacifico, stabile, senza risolvere il problema dell'Iran? Possiamo trascinare questa drammatica situazione per altro 100 anni, no? Ma questa mia visione è reale. Se noi non risolviamo il problema dell'Iran, il problema del Medio Oriente si aggrava sempre di più. Per quanto riguarda poi il problema di Obama, la sua personalità, forse per la mia passione per vedere sempre il profilo psicologico di una persona, Obama passa per una persona intelligente, sicuramente lo è, però a mio avviso ci sono due tipi di intelligenza. Una intelligenza piccola, no? Se tu, per esempio, lui è un ottimo avvocato, lui per esempio nella campagna elettorale è stato molto molto efficace, ma l'intelligenza di avere un punto di vista strategico a lungo termine. Anche in Italia abbiamo di questi esempi, mi esimo a nominare i nomi, che passavano per intelligenti, poi nei fatti hanno dimostrato, diciamo, una visione molto di corto spiro. E quindi io credo che effettivamente a Obama è proprio mancata una intelligenza globale a lungo respiro. Dopodiché, per quanto riguarda
la situazione economica degli Stati Uniti. Lì, insomma, è un paese che ci sono le regole capitalistiche, bene o male funzionano, e per cui così cicli e ricicli possiamo dare anche merito a Obama, però insomma non dimentichiamo tutti quei soldi che Obama ha regalato a grandi banche, a grandi compagnie, eccetera, eccetera. Dopodiché io credo che l'errore madornale più grande che ha fatto Obama è lasciare l'Iraq in quelle condizioni. Abbiamo più volte detto, se nel 2003 andare a buttare giù Saddam Hussein da parte dell'amministrazione Bush era un errore, no? Era un errore, ma lasciare l'Iraq in quelle condizioni, completamente regalando al regime iraniano, era un errore molto più grande. Ora, un presidente che ha ricevuto il premio Nobel per la pace, ma non possiamo dargli un po' di responsabilità di tutte queste, di tutti questi focolai di guerre che stanno qua e là? Ma chi è responsabile? Evidentemente anche io sono nettamente, già da ragazzo, perché io vengo dall'Iran, un paese che è stato abbattuto il governo democratico di Mossadegh, quindi da sempre sono contro le politiche imperialiste, uso termini di altri tempi, degli Stati Uniti d'America, no? Quindi anche io voglio che insomma gli Stati Uniti faccia un'altra politica, no? Ma non certo quello che sta facendo Obama. Dopodiché il disegno degli Stati Uniti, il disegno di Obama è molto chiaro. Salvare il regime iraniano, instaurare un regime teocratico in Iran moderato. Questo è un sogno però. Bene, allora cerchiamo di chiudere allora a questo punto con un augurio, un auspicio per l'Iran e per tutto il popolo iraniano di poter accedere sostanzialmente, materialmente a un regime democratico, laico, e ricordiamo anche che è quotidianità e tu ci aggiorni sempre, anche lo leggiamo su Facebook, le impiccagioni, le esecuzioni capitali che continuano, e questa non è una cosa ovviamente di propria di un regime democratico. Do a te la parola per una chiusura, e con l'impegno ovviamente che ci aggiorniamo per una nuova trasmissione in cui vedremo di dare delle informazioni e delle notizie un po' più che possano dare speranza a tutti coloro che ci seguono. Mentre trattavano i 5 più 1 con il regime iraniano, in Iran hanno impiccato più di 1000 persone, quindi questo tanto quanto questi paesi pensano ai diritti umani. Dopodiché, tu mi conosci Gianni, io sono pieno di speranza per l'Iran, perché so perfettamente che devono prendere atto che questa situazione non va bene per noi iraniani, diciamo da 35 anni, però adesso questa situazione non va per nessun paese nel Medio Oriente, non va bene per l'Occidente, perché abbiamo avuto degli episodi del terrorismo anche qui in Occidente, che praticamente viene da lì. Fino a quando possiamo ancora dire che si tratta di una guerra di religione, eccetera, eccetera? Quindi alla fine dobbiamo prendere atto che il popolo medio orientale ha diritto alla libertà, ha diritto alla democrazia, e tutto questo viene fondando uno Stato di diritto, uno Stato laico. Non esiste altra via. Per cui io, che conosco bene il mio popolo, sicuramente è un popolo laico, sicuramente vuole la democrazia,
Il problema è che tutto questo non sono nelle corde di questo regime, quindi tutto passerà attraverso di un cambio di regime. Una volta l'Iran democratico, vedrai come contribuisce alla democrazia, alla stabilità di tutto Medio Oriente. Io sono pieno di speranza che questa cosa, non lo so, può durare anche 100 anni, non lo so, ma la via è questa. Perfetto, grazie allora a Ismail. Adesso ricordaci dove pubblicherai il tuo articolo, così insomma. Allora, dovrebbe uscire domani con il giornale online L'Opinione. Perfetto, perfetto. Quindi sull'Opinione, poi dopo in qualche modo lo condivideremo, lo faremo circolare con i consueti mezzi che sono appunto Facebook soprattutto. Grazie alla regia di Nota Volpicella e a ritrovarci ovviamente in futuro, a breve spero, qui su Libri TV. Grazie ancora e buonasera. Grazie a voi.